Quali sport ho praticato nella mia vita? Il primo sport è sicuramente l'arrampicata nella scrivania di casa, negli armadi. Partiamo dal principio, quindi mini basket, da piccolissimo. Mi ricordo che lì entravo in frustrazione perché ero troppo piccolino e non riuscivo a, ovviamente, fare canestro. Cos'altro ho fatto? Calcio, anche a livello agonistico. Poi ho fatto hockey su prato per parecchi anni. E lì facevo le partite in due categorie diverse, quindi piccini e anche più grandi. L'allenatore voleva che partecipasse in tutte e due le categorie. E lo sport più importante è la Muay Thai. La Muay Thai l'ho praticata per 6 anni. Dopo il primo anno ho incominciato subito l'agonismo a livello regionale. Stavo per passare al semiprofessionismo e poi è successo quel che è successo. Dopodiché ho incontrato il kettlebell lifting, il Gi Sport. Il kettlebell è entrato nella mia vita come uno strumento per la preparazione atletica, cioè io cercavo uno sport che mi preparasse dal punto di vista della forza resistente. Il mezzo migliore, il metodo migliore è il kettlebell lifting, che attualmente è il mio sport. È lo sport che pratico appunto a livello agonistico nazionale e internazionale. Quando insorge il mio problema? Il mio problema insorge quando sono nato, perché è un problema congenito, è una malformazione delle articolazioni, soprattutto delle ginocchia, che mi hanno portato a continue lussazioni, cioè la rotula esce fuori dal ginocchio, si disarticola. E quindi facendo questo movimento, man mano che sono passati gli anni, ha lesionato completamente tutta l'articolazione del ginocchio. I primi eventi risalgono all'incirca quando avevo 10 anni. Mi ricordo un evento, c'erano dei ragazzini che giocavano a calcio, allora mi sono messo a giocare con loro. A un certo punto mi ritrovo a terra, era la prima volta, e non capivo cosa fosse successo. E da lì ho capito che qualcosa non andava con le ginocchia. Poi da quel giorno tutta una serie di eventi, sempre così, di lussazioni, non solo sul ginocchio sinistro ma anche sul destro, quindi tutti e due, e quindi mi ritrovavo sempre a terra, dovevo passare delle settimane a letto, dovevo usare le stampelle. Ci sono stati dei periodi dove comunque non si lussavano, perché è un evento che non puoi prevedere, cioè può succederti 10 volte in un anno come per 4 anni non può succederti, quindi non puoi mai saperlo, e quindi questo ti genera un po' un senso d'ansia quando fai le attività, perché non sai mai che cavolo possa succedere. Ci sono dei momenti salienti, no, che hanno determinato un po' la via. Diciamo, uno dei più gravi è successo a scuola, stavo facendo calcetto, in seguito a un dribbling è successo, mi sono lussato e ho passato un mese intero a letto, mi ricordo, più diversi mesi con le stampelle. Lì andavo a scuola, quindi questo ha rallentato anche un po' gli studi. È qualcosa che modifica il tuo vivere, quindi da lì avevo cambiato non solo sport, ma anche corso di studi, perché comunque mi aveva rallentato tantissimo, e quindi avevo optato per un altro tipo di percorso di studi, e quindi già lì ha modificato un po' quello che sarei stato poi in futuro. Un altro evento importante è successo durante gli allenamenti di Muay Thai, un brutto infortunio, e questo mi ha indirizzato verso un chirurgo. Il chirurgo, sì, lo azzardo, ha provato, ha sperimentato sulla mia pelle qualcosa che poi non ha funzionato ovviamente. Ha voluto spostare l'inserzione di questo tendine qui, che si chiama tendine rotuleo, per indirizzarmi la rotula al centro del ginocchio, ma non ha funzionato, perché il problema non era proprio questa rotula ma qualcosa dentro l'articolazione. Nonostante l'operazione comunque non mi sono fermato, testardo, perché sono comunque molto testardo e anche un po' coglione, ho comunque intrapreso la via dell'agonismo, quindi i combattimenti. Ho fatto un combattimento dopo 7 mesi, circa 6-7 mesi dall'operazione. Quel combattimento stava andando molto bene, stavo vincendo, il mio avversario era in difficoltà, ovviamente sapeva del mio problema, e allora per salvarsi ha puntato tutto lì, e quindi alla fine mi sono lussato anche in quel combattimento. E quindi lì si è segnata la fine della mia carriera sulla Muay Thai, perché da lì poi non sono più tornato a combattere, perché comunque mi sono reso conto che quella via non era per me. Più eventi si sommano e più sarà il danno, quindi sta a te decidere, vuoi continuare così a distruggerti oppure capisci che hai un limite e allora ti adatti.
e ti adegui. E poi arriva l'ultimo incidente che mi ha portato poi a una seconda operazione, perché avevo la sfaldatura di tutta la cartilagine. Il chirurgo ha deciso di lavare via i residui di cartilagine e questo però ha portato a scoprire le ossa. Avevo un dolore allucinante anche al camminare, quindi ho fatto circa 6 mesi sedia a rotelle. In quel periodo mi sono anche laureato, quindi si può fare tutto, però comunque non è stato semplice. Dopo questa seconda operazione mi rivolgo a un chirurgo, il massimo esperto sulle cartilagini, sulla chirurgia del ginocchio in Italia. Comunque vado su a Milano, incontro questo super medico che mi dice testuali parole: a te neanche la Madonnina può salvare, tu avrai bisogno di una protesi, però le protesi devono essere sostituite, puoi sostituirle massimo 2 volte e quindi devi aspettare, quindi devi farti 10 anni così di dolori, devi resistere e poi ti metteremo questa protesi. Quindi grazie, arrivederci, buongiorno e buonasera. Ero da solo lì a Milano con la stampellina, mi sono fatto una passeggiata così di ore e ore da solo. Pensate voi, un ragazzino a cui gli viene detto una cosa del genere, nella mia testa frullavano un sacco di pensieri, la mia carriera sportiva ormai era conclusa lì, non potevo più fare niente, non potevo più camminare. Pensavo che dovessi fare una vita di dolori e invece così non è stata, perché poi mi sono messo di testa mia e mi sono aiutato da solo, diciamo così. Come mi sono aiutato? Ho iniziato a praticare il kettlebell e già da quando comunque ero in sedia a rotelle prendevo le mie care kettlebell, quindi da seduto, e le sollevavo proprio sopra la testa. Poi da lì piano piano ho incominciato a fare degli esercizi. Poi comunque sono del campo, sono laureato in scienze motorie, quindi qualcosa la so come funziona il corpo umano, e quindi piano piano ho inserito sempre più esercizi, tant'è che alla fine ho potenziato la mia muscolatura, ho potenziato le mie cartilagini. E questo mi ha consentito comunque di aumentare sempre più i carichi. Da lì si è aperta una nuova strada, una nuova, diciamo, carriera sportiva con il kettlebell, e mi ha portato addirittura al professionismo, quindi all'elite. Quindi questi kettlebell hanno dei pesi che variano fino ai 32 kg per la classe d'elite. 2 kettlebell da 32 kg sollevati per 10 minuti partendo da una sedia a rotelle, secondo me è tanta roba, quindi sono molto contento di quello che sono riuscito a raggiungere. Sono riuscito a vincere, diciamo, un bel po' di garette, quindi a livello italiano, internazionale, e quindi sono, diciamo, ampiamente soddisfatto. Però studiando, facendo altro, quindi non faccio solo kettlebell, non mi alleno e basta, quindi faccio tante altre attività, ho dovuto scegliere di scendere di categoria ormai e quindi fare la categoria amatori, quindi con i 24 kg, e ciò mi permette comunque di recuperare meglio. Sono cosciente dei miei limiti, quindi mi adatto e cerco ovviamente di non farmi male, continuare a fare agonismo, continuare a divertirmi, però non è che ti devi distruggere sempre. Quello che consiglio sempre è di trovare qualcosa che ti dia un risvolto a livello fisico, però devi stare bene, ti devi divertire, perché altrimenti fai quell'attività per 1 mese, 2 mesi, poi molli perché comunque ti annoi. Invece bisogna trovare qualcosa davvero che ci soddisfi a 360 gradi. Progetto Inclutag. Inclusione, integrazione, che molto spesso non vogliono dire la stessa cosa, è per noi comunque molto importante riuscire a far integrare soprattutto le persone con disabilità e non, perché anche le persone normali hanno anche il loro bisogno di essere inclusi e integrati. Nasce da quando studiavo scienze motorie e da lì poi si è evoluto fino a che ho voluto trasferire dalla carta alla realtà la mia idea. E tant'è che abbiamo istituito la prima categoria disabili del kettlebell lifting al mondo, quindi la prima nella storia. Per chi mi dice che non riesce con gli orari, non riesce con gli impegni, ci si adatta, ragazzi, ci si adatta, si trova una soluzione, bisogna solo impegnarsi e volerlo. Itta Cioli, ce l'ho fatta io, ciao ciao.